In questo video andremo a vedere delle nuove ricompense gratis che appunto verranno regalate anche con questo tema Marvel e DC attraverso dei fumetti che andremo a vedere in questo video. Mi raccomando, 5 secondi per lasciare like su avere la possibilità di ottenere questi fumetti in maniera completamente gratuita. 5, 4, 3, 2, 1. Prima di iniziare il video, come sempre, anche ti voglio ricordare che se vuoi avere la possibilità di vincere qualche oggetto all'interno su Fortnite, molto semplicemente non devi fare altro che andare ad iscrivervi attivando la campanellina delle notifiche per restare aggiornati su tutti i video che escono all'interno del canale. Vai a lasciare un bel like per supportare il video e condividilo con tutti quanti i tuoi amici per avere più probabilità di ottenere qualche oggetto su Fortnite. E ovviamente puoi inserire il mio bellissimo codice supporta un creatore L3Otec all'interno di Fortnite. Taggami su Instagram così io ti potrò andare a ricaricare e otterrai una sponsorizzazione gratuita. Detto questo, ragazzi, vi lascio al video. Buongiorno a tutti, ragazzi, siamo qui in un nuovo video e appunto avete capito bene, anche in questo video andremo a parlare di alcune ricompense gratis che riguardano dei nuovi fumetti che appunto verranno rilasciati qui su Fortnite. Ma ovviamente prima di iniziare il video, in caso ancora non foste iscritti, vi invito ad andare ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche così che rimarrete aggiornati su tutti i video che escono all'interno del canale. Vai a lasciare un bellissimo like per supportare il video e condividilo con tutti quanti i tuoi amici così che anche loro sapranno come appunto devono fare per andare a ottenere queste nuove ricompense in maniera gratuita qui su Fortnite. Ma detto questo, iniziamo subito con il video. Esatto, ragazzi, vi ricordate esattamente 10 mesi fa quando l'Epic Games decise di rilasciare dei nuovi fumetti che appunto avevano interno delle nuove ricompense gratis? E se vi dicessi che l'Epic Games ha deciso di rifare questa collaborazione, infatti, se vi ricordate bene, esattamente i fumetti riguardavano Fortnite Batman Zero Point. Infatti era una collaborazione tra Fortnite, DC e Panini. Infatti appunto questi fumetti, circa verso i primi di aprile, erano appunto stati regalati, quindi messi nelle librerie, e potevano essere acquistati per 3 euro. Se vi ricordate bene, erano esattamente, ragazzi, 6 fumetti, e tutti questi fumetti avevano una ricompensa speciale al suo interno. E appunto, ragazzi, Epic Games ha deciso di rifare questa collaborazione. L'unica differenza principale, che ora andremo subito a vedere, è ovviamente, ragazzi, la collaborazione. Infatti non l'avremo di nuovo appunto a tema DC, ma sarà a tema Marvel. Infatti l'Epic Games ha annunciato che rifaranno questa collaborazione con la Panini, che appunto quindi stamperanno questi fumetti. Ovviamente, per chi se li fosse persi, ragazzi, vi voglio ricordare, questi fumetti erano un pochino particolari. Infatti funzionava in maniera che voi appunto scaricando e oppure comprando questi fumetti potevate appunto ottenere queste cose del gioco. Più precisamente, ragazzi, se non ve ne ricordate, esattamente i fumetti erano questi qui. Ora allora un attimo ricercati, sono molto particolari. Comunque questo qui, ragazzi, che era effettivamente l'ultimo fumetto, come vedete, andando in fondo qua appunto potevate trovare il codice. Infatti questo codice qui, ragazzi, una volta che lo avrete inserito all'interno appunto del vostro sito di Epic Games, si riscatta un codice, appunto qua scoprono tutti i 5 fumetti della scorsa collaborazione, appunto riusciranno esattamente in questa maniera, e appena usciranno, quindi appunto esattamente in questo modo. Se vi ricordate, i fumetti appunto appena usciti erano molto molto diversi le ricompense e erano molto difficili da trovare. Ma andiamo a vedere cosa ci dicono i leaker a riguardo su Twitter, perché ragazzi, guardate qui, nuovo fumetto in arrivo, Fortnite X Marvel Zero War. Infatti, come vedete, questa qui, che la faccio subito vedere a schermo, sarà appunto, ragazzi, la copertina di questo nuovo fumetto. Infatti, come vedete, abbiamo al centro Spider-Man, Wolverine, una skin che io della Marvel non conosco, l'altra skin sembrerebbe Vedova Nera, e appunto vedete questo bellissimo personaggio qua a destra che c'ha appunto questa camicia, questa canottiera bianca. Bene, e se vi dicessi, ragazzi, che è l'agente Jonesy? Infatti l'agente Jonesy ha subito un'altra trasformazione di materia. Infatti ora si trova in un'altra dimensione. In questa dimensione, proprio come con gli altri fumetti, appunto, ragazzi, avremo questo agente Jonesy che dovrebbe guidare questi personaggi per la mappa di Fortnite, spiegare tutte le cose. E appunto, se vi ricordate, il titolo degli scorsi fumetti era Fortnite Batman .0. È un caso, ragazzi, se questa volta il fumetto invece di chiamarsi .0 si chiama Zero War, quindi guerra .0, bene, molto probabilmente no. Infatti, nuovamente, per la 500ª volta, i protagonisti di questi fumetti saranno esattamente delle lotte che appunto avranno a che fare per ottenere il .0. Cosa vuol dire? Che molto probabilmente, ragazzi, non appena usciranno questi fumetti, avremo anche degli aggiornamenti di Fortnite che andranno a spiegare meglio la situazione .0. Anche perché, come ben sapete, è molto strana questa cosa, perché ormai i fumetti del .0, ragazzi, non esistono più. Infatti il .0 è completamente scomparso dalla mappa, quindi non sappiamo
cosa appunto avranno a che fare. Ma ovviamente questa è nuova trama, quindi avrà anche a che fare con l'evento finale della nuova season non appena uscirà. Quindi conteranno un sacco di list che andremo ad analizzare qui su Fortnite tra pochissimo tempo, non appena appunto usciranno questi fumetti. Perché ricapitolando ragazzi, questi fumetti verranno resi disponibili nelle edicole esattamente il circa intorno ai primi di aprile. Infatti ragazzi, scusatemi, ai primi di giugno. Infatti verso i primi di giugno potremmo acquistare questi fumetti in tutte le edicole. Ovviamente anche i fumetti in questa volta saranno 5 anziché 6, ma tutti quelli che andranno a leggere appunto questi fumetti full app di Marvel Unlimited otterranno ragazzi davvero una nuova ricompensa in più. Quindi se li compreranno tutti in formato digitale, appunto avranno una sesta ricompensa. Per tutti quelli che non riescono a trovare questi fumetti in versione cartacea, quindi in versione alle edicole, esattamente una settimana dopo l'uscita del fumetto, la stessa cosa appunto che era nel fumetto uscirà anche ufficialmente sul gioco. Quindi avranno comunque modo di acquistarla semplicemente andando a cercarla appunto all'interno dell'item shop di Fortnite. Ma ragazzi, ovviamente tutti questi fumetti non appena usciranno li potete trovare a dei prezzi davvero bassissimi su un sito chiamato Enable. Lo trovo sotto in descrizione, ed inserendo il mio codice creatore Leotech avrete un ulteriore 3% di sconto. Quindi mi raccomando, se cercate questi fumetti a prezzi bassi, andate su Enable. Il prezzo preciso dei fumetti ancora ragazzi non lo sappiamo, ma di sicuro, come avete appena visto, su Enable lo potete trovare davvero ad un prezzo bassissimo. Quindi non appena usciranno vi invito ad andare a controllare su Enable, perché li metteranno massimo a 3 euro circa. Quindi ragazzi, super conveniente per acquistare tutte le cose che volete di Fortnite, giochi per PC, roba varia. Ovviamente ragazzi, andiamo per farvi una proposta. Infatti se arriviamo a 10.000 iscritti entro giugno vi andrò a regalare 10 codici di questi fumetti. Quindi mi raccomando ragazzi, arriviamo a 10.000 iscritti entro giugno e vi regalerò 10 volte ragazzi questi codici per fumetti. Ma ragazzi, siamo qui nuovamente su Fortnite. Guarda che sono nel negozio oggetti di oggi, cose assurdissime. Allora andiamo in cima ragazzi. Allora, sono tornate un botto di skin, tra cui Aura. Cioè questa qui penso è una delle skin più tryharder del mondo, insieme alla skin di Gilda, ovvero la versione maschio. Abbiamo la skin di Complex da 1200, molto molto bella a mio parere. Vabbè, un sacco di cose. Queste skin fanno cagare ragazzi, 1500 V-Bucks, schifo assoluto. Squadra sub molto molto carina a mio parere. Poi abbiamo Jones il naufrago, che come skin fa molto molto schifo, però piacerà di sicuro appunto ai fan di Paxox. Però ragazzi, ovviamente il video termina qua, quindi in caso vi fosse piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella del notifiche, così che rimanete aggiornati su tutti i video che escono ogni giorno che è all'interno del canale. Vai a lasciare un bel like per supportare il video e condividilo con tutti quanti i tuoi amici, così anche loro sapranno come devono fare. Quindi mi raccomando, commenta qua sotto cosa ne pensi di questi fumetti, se andare a acquistare e appunto se secondo te è stata una buona idea rifare questa collaborazione. Da questo grazie mille per la visione, ci vediamo con i prossimi video qua all'interno del canale.